voglio portare un'esperienza rispetto alle lotte operaie e alle lotte per la salute all'interno delle fabbriche. Io faccio parte di un comitato composto per la difesa della salute e dei luoghi di lavoro nel territorio di Sesto San Giovanni, che è composto da operai delle ex grandi fabbriche che c'erano a Sesto, Breda, Pirelli, Falk, che erano le grandi fabbriche che c'erano. E noi, già in fabbrica, negli anni 70, avevamo cominciato una battaglia proprio sul problema della salute. Voi sapete che le fonderie, gli incidenti nelle fonderie sono abbastanza frequenti, anche perché si lavora in condizioni, si lavora a caldo, si lavora coi turni, e devo dire che il problema della salute generalmente uno degli operai ha sempre lottato solo per il salario. Invece io ho avuto la fortuna, la sfortuna, non lo so, dipende dai punti di vista, di aver lavorato 10 anni alla Pirelli e poi altri 22-23 anni alla Breda. Per cui mi ricordo come la lotte, le lotte operaie rispetto alla salute sono cominciate perché erano proprio gli operai dei reparti più nocivi. Io mi ricordo la Pirelli, ai tempi del CUB della Pirelli, 1968, dove a un certo punto nei reparti più nocivi, che erano i reparti dove si lavorava a caldo, la vulcanizzazione della gomma, c'erano le amine aromatiche, di cui parlava prima il dottor Mai, che producono tumori di vario tipo, in modo particolare tumori alla vescica, per cui... E devo dire che una delle rivendicazioni che facevano gli operai di quei reparti era proprio quello del problema della salute, il problema delle visite periodiche, il problema di eliminare le sostanze nocive dal processo produttivo. Naturalmente allora c'era il problema che si scambiava, anche il sindacato monetizzava la salute, c'era il problema che era normale monetizzare la salute, per cui ti davano la paga di posto un po' di più alta, ti davano un mezzo litro di latte, naturalmente ai lavoratori non dicevano che erano nocive quelle sostanze che tu usavi, per cui di fatto uno lavorava in quelle condizioni, ma gli operai istintivamente lo sentivano, c'era qualcosa che era nocivo. E fra l'altro quando si parla di nocività, una delle prime cose che si è saputo è che la nocività riguardava sì le sostanze che si usavano, la Pirelli oltre alla mina aromatica si usava molto l'amianto, perché per fare il battistrada delle macchine, quando passavano sotto i rulli, venivano fatti passare in una specie di vasca grande dove c'era l'acqua, che però venivano fatti molto sottili e poi venivano accatastate su dei bancali. Naturalmente per non far attaccare una fetta volata ho messo su della polvere, del talco d'amianto, per evitare che si attaccasse le varie cose, insomma, no? Per cui una delle prime battaglie, voglio dire, che io mi ricordo in fabbrica fu quella proprio della nocività, però naturalmente era una cosa inascoltata dal sindacato. Io poi mi ricordo un'altra cosa, che sono andato in Breda, perché la Breda e la Pirelli c'è una strada che li divide, la grande così, di qui c'è la Pirelli, di là c'era la Breda. Mi ricordo che poi andai a lavorare in Breda e lì il problema, la Breda è una fabbrica siderurgica, una fabbrica metalmeccanica siderurgica, e lì lavorando a caldo a 1200 gradi l'amianto era di casa, non solo era di casa perché gli operai usavano, noi avevamo, per ripararci dal calore, avevamo le gheppie di amianto, i grembiuli di amianto, i guanti di amianto, ma l'acciaio per essere lavorato, che veniva portato a 1200 gradi, ha bisogno di essere preriscaldato, e quindi oltre che per preriscaldarlo c'erano grandi bruciatori dove venivano messi su questi pezzi giganti, e con dei teli d'amianto si coprivano per non far disperdere il calore, poi si mettevano nei forni, si portavano a 1200 gradi e poi si lavoravano sotto le presse, sotto i vari magli, eccetera. Lo stesso succedeva quando poi la lavorazione finiva, perché a un certo punto l'acciaio non può passare da 1200 gradi alla temperatura ambiente perché si spacca, erano acciai speciali, e quindi bisognava di nuovo coprirli con questi teli di amianto. Voi immaginate in un reparto di centinaia di lavoratori, con i carrelli che portano i pezzi finiti e quelli da lavorare,
questi teli d'amianto, queste coperte, questi cuscini cadevano per terra, i carrelli gli passavano sopra, per cui c'era una polvere d'amianto che si disperdeva dappertutto, e in più avevamo l'amianto come protezione. E una delle prime domande che gli operai, non solo alla Pirelli, ma in modo particolare poi alla Preda, perché nel 1970 iniziarono i consigli di fabbrica, anche con i consigli di fabbrica ne parlava prima qualcuno che mi ha preceduto, e una delle prime battaglie che fece in Breda il consiglio di fabbrica fu quella di fare una battaglia per gli ambienti di lavoro. Con la parola d'ordine, la nocività si elimina, la salute non si paga. E questa parola d'ordine veniva fuori proprio dai lavoratori della fonderia, dai lavoratori della forgia, che erano quelli che vedevano che c'erano tante malattie respiratorie fra i lavoratori che lavoravano in quei reparti. E una delle prime rivendicazioni fu quella proprio del libretto sanitario. Il contratto che si fece, il contratto 1969-70 dei metalmeccanici, uno dei primi punti che mise nella piattaforma era quello della salute, era quello del libretto di lavoro. Dopo 260 ore di sciopero, la Breda Termomeccanica e la Breda Fucine riuscirono a far istituire il libretto sanitario per tutti i lavoratori che erano esposti in quei reparti, non solo all'amianto, ma erano esposti al fatto al caldo e al freddo, erano esposti ai turni, che noi facevamo i tre turni, per cui la nocività, oltre a quella dell'ambiente di lavoro, delle polveri, c'erano anche le condizioni di lavoro, c'era la nocività proprio di come era organizzato il lavoro, perché l'organizzazione del lavoro stesso era nociva, perché nella fabbrica capitalista a cui interessa il profitto, il problema è che anche i dispositivi di protezione individuali te li davano nella misura in cui gli operai lottavano e li richiedevano, perché altrimenti risparmiavano anche su quello, perché non è che il padrone ti regala mai niente. Per cui il problema della salute, voglio dire, fu uno dei problemi che fu posto in quegli anni. Io parlo della Breda, ma in realtà in quegli anni fu posto in quasi tutte le fabbriche, perché il problema della salute era un problema importante. Generalmente si tende a dire l'operaio pensa solo ai soldi. No, ma guardate che il salario, per esempio, in questi contratti era al secondo posto, perché il salario serve per vivere, come, che importante. Però è chiaro che il problema della salute era una cosa importante. E quindi questa roba qua è stata una battaglia importante, perché negli anni che poi sono seguiti abbiamo imparato una cosa, e lì abbiamo visto una cosa. Proprio gli anni 70, voi vi ricordate tutte la bomba di Piazza Fontana nel 1969, e qui c'era anche un cambiamento sia del sindacato sia del PC, il Partito Comunista, che allora esisteva. Perché mentre prima del 69 nelle fabbriche anche il Partito Comunista, voglio dire, assente sul problema della salute, ma comunque era comunque un partito, anche il sindacato, riformisti, ma conflittuali, perché col padrone erano conflittuali, addirittura in quegli anni, voglio dire, la CGIL aveva una casella rossa fuori dalla fabbrica, questo succedeva alla Pirelli, dove nella busta paga c'era una specie di assegno che era la tessera sindacale, dove uno doveva, mentre CISL e UIL ce l'avevano in fabbrica, quelli della CGIL dovevano andare fuori a metterla fuori, sotto gli occhi delle guardie che vedevano chi è che andava a mettere dentro una delega sindacale alla CGIL. Nonostante questo, voglio dire, anche la CGIL allora era sì riformista, ma comunque era conflittuale, perché comunque non era neanche, cioè aveva conflitto col padrone anche per condizioni che non la riconosceva pienamente, insomma. E nonostante questo, in quegli anni gli operai fecero delle lotte anche al di fuori del sindacato per il problema della salute. Rispetto alla Breda poi, la cosa importante è che in Breda fu proprio il consiglio di fabbrica nel 1970, il primo consiglio di fabbrica, una fabbrica di migliaia di lavoratori con 24 delegati, molti erano del PC ma erano di tutte le tendenze, diciamo così, fu proprio quel consiglio di fabbrica che nella piattaforma mise al primo posto il problema della salute, e nel 74 riuscì a conquistare il discorso del libretto sanitario per tutti i lavoratori. Lo stesso succedeva in quegli anni anche nelle altre fabbriche, succedeva alla FAC, succedeva alla Pirelli, succedeva insomma in varie fabbriche. E questo è un fatto importante, perché porre il problema della salute, perché si capiva una cosa, che il problema della salute riguardava sì gli operai in fabbrica, ma siccome le fabbriche non sono
divise il resto della società in una campana di vetro, capivamo benissimo che uno portava a casa la tuta, era nocività che c'aveva in fabbrica, la portava a casa e quindi avvelenava anche i familiari. Capivamo benissimo che le sostanze cancerogene, non c'era solo l'amianto, ma c'era il cromo, c'era il nichel, c'erano tutta una serie di metalli pesanti che naturalmente impregnavano su... E quindi una delle altre battaglie che facemmo fu quella del lavaggio delle tute da parte del datore di lavoro, insomma. Ma anche qui è stata una conquista, è stata una lotta, perché era comunque un costo per l'azienda lavare le tute. Uno può dire è ridicolo il costo, ma mettete migliaia di operai, quelli facevano questa roba qua. E quindi il problema della nocività si è capito che riguardava non solo gli operai, ma riguardava poi l'intera società, perché le sostanze inquinanti si disperdono poi nella falda acquifera, si disperdono nell'aria, quindi non solo in famiglia, ma in generale venivano avvelenati anche quelli che non avevano mai lavorato in fabbrica, gli abitanti della zona circostante, insomma. Per cui questo della nocività è un fatto importante. E qui ci tengo, perché se voi andate, questo era il titolo di un libro del Consiglio di Fabbrica, che è scritto La salute non si paga, la nocività si elimina, del 1970, pubblicato su un lavoratore metallurgico nel 1971, che con questa parola d'ordine era diventata un po' la parola d'ordine di cui i vari consigli di fabbrica che si ponevano al problema della salute si muovevano, anche in contrasto con la linea del sindacato. Quando dico sindacato, allora c'era solo CGIL e CGIL, non c'erano i sindacati di base, che anche con quella del sindacato che invece monetizzava la salute, perché questa era la logica su cui si muoveva allora il sindacato, insomma, bisogna anche dire le cose, non è che possiamo nascondere. Per cui voglio dire, in questa lotta però si è capito anche un'altra cosa: allora c'erano molti meridionali che venivano su a lavorare, perché allora, come diceva Fulvio prima, se tu litigavi in una fabbrica col padrone che veniva licenziato, immediatamente trovavi il posto di lavoro nella fabbrica vicina, perché allora c'era il boom economico, c'era il periodo, insomma, era facile trovare lavoro, per cui l'operaio era anche meno ricattato, per cui poneva anche le rivendicazioni con più forza, anche entrando in conflitto col sindacato e con i vari partiti che poi c'erano in fabbrica, perché comunque avevi dei rapporti di forza e c'era anche un mercato del lavoro che tirava, che ti permetteva anche di essere più tranquillo, diciamo, se venivi, tra virgolette, se nel caso se venivi licenziato. E in quegli anni vennero anche molti operai meridionali, e come oggi succede con gli immigrati che dormono nelle macchine, gli operai meridionali che venivano su, che venivano a Sesto San Giovanni, dormivano in macchine che erano fuori dalla fabbrica e dormivano lì. E quando occuparono e quando cominciarono a costruire le prime case popolari vicino alla Breda, alla Pirelli, furono proprio i meridionali a occupare quelle fabbriche, quelle case, che erano le case dell'area che aveva costruito, perché si riconosceva comunque, e fra l'altro erano anche tollerati anche dalla parte del sindacato, perché si capiva che la nocività riguardava non solo lo sfruttamento all'interno della fabbrica e le condizioni di lavoro, ma la nocività riguardava anche il problema della salute più in generale, riguardava il problema anche delle case fatiscenti, che uno dormiva in macchina, che si ammalava di TBC, perché allora c'era molto le condizioni poi, diciamo così, igieniche erano quelle che erano, che portavano tutta una serie di malattie, e quindi si sviluppò anche in una grossa fetta di lavoratori, di operai, il ragionamento che quando si parla di nocività è un discorso molto più generale, che va al di là del reparto nocivo della fabbrica dove tu lavoravi. E questo naturalmente portava poi, ha portato diversi giovani operai dell'epoca anche addirittura a capire che in realtà questa era la condizione, e la stessa fabbrica capitalista, dove l'unico scopo è quello del profitto e su questo organizza tutta la società, che è nociva per l'operaio, perché questa era poi la sintesi che ti veniva fuori. E non è un caso che in quegli anni molti poi operai giovani, ci fu anche, voglio ricordare, negli anni successivi, nel 1976 ci fu la Seveso, la diossina Seveso, con lo scoppio di Cmesa che provocò giustamente danni ingenti, e tuttora ci sono. Per cui questi fatti qua avevano anche rafforzato nella coscienza operaia il problema
che la lotta per la salute è la cosa più importante e che riguarda sia la fabbrica che la società, perché il fatto di Seveso era nel 1976, era stato proprio una cosa che aveva dato un segnale forte. Su questo problema, voglio dire, nacquero anche nei consigli di fabbrica le commissioni ambiente, perché allora, non proprio gli anni in cui nel 1970 si passò dalle commissioni interne ai consigli di fabbrica, e nei consigli di fabbrica, ponendosi il problema della salute, nacquero anche le commissioni ambiente. Naturalmente il padrone cercò subito di comprarsene, nel senso che ai delegati gli concedeva di stare staccati dalla produzione tutto il giorno, e naturalmente ti lasciava staccato se tu eri collaborativo col padrone. Se tu gli rompevi i coglioni, nel senso che organizzavi le lotte di resistenza, chiedevi gli aspiratori, chiedevi i dispositivi di protezione individuali, ecco che il padrone allora ti chiamava e diceva: signori, il consiglio di fabbrica ha 2 ore per ogni operaio, 8 ore, quindi voi avete sforato le ore, adesso tornate a lavorare. Non tutti, perché c'erano delegati che lavoravano, non è che erano tutti, voglio dire, però questo succedeva, che ti lasciava, ti dava il privilegio di stare staccato dalla produzione nella misura in cui facevi il pompiere nell'interesse del padrone, perché questo è. Per cui questo è. E il problema della monetizzazione della salute era un problema molto generale, però ecco, bisogna riconoscere che chi lavorava, gli operai che lavoravano in questi reparti nocivi, erano quelli che erano più sensibili ed erano quelli che non si facevano comprare, perché è inutile che tu mi compri, nella misura in cui ho coscienza che è un lavoro nocivo e cancerogeno, è chiaro che. E fu proprio in quegli anni che nel 1970, 72, 73 noi entrammo in contatto con i giovani medici del movimento studentesco, studenti di medicina allora erano, e molti di questi negli anni successivi entrarono a lavorare nelle USL. Allora erano Unione USL, si chiamava USL. E alcuni di questi medici che avevamo conosciuto in quegli anni nelle lotte sindacali diventarono, lavoravano nelle USL, e in quegli anni nacquero gli SMAL, che erano i servizi di medicina per gli ambienti di lavoro, e c'era quest'unità fra il consiglio di fabbrica, fra i delegati, fra i lavoratori singoli anche, e questi medici. E noi cominciamo a fare una battaglia dove, nella piattaforma che dicevo prima, avevamo stabilito le visite al medico alla clinica del lavoro. Noi avevamo un'infermeria che durava 24 ore, ma non ci siamo mai fidati, perché per il medico di fabbrica eri sempre abile e arruolato, anche uno che era malato. Quando noi ci facevano le visite tutti gli anni, ma la visita durava 5 minuti, tu andavi là con la tuta, ti faceva togliere la giacca, ti faceva aprire le mani, stai in piedi, guarda in alto, abile arruolato. Ma se tu gli dicevi sto male, ho problemi respiratori, ma va bene così, va bene insomma. Per cui, allora chiedemmo per esempio le visite alla clinica del lavoro, un ente terzo, nel senso che non ci fidavamo, abbiamo imparato a non fidarsi dei medici di fabbrica. Allora c'erano i gruppi omogenei, abbiamo imparato anche a fare una piattaforma dove reparto per reparto stabilivi, rispetto alle condizioni di lavoro, una serie di obiettivi. Per esempio in forgia e in fonderia non solo abbiamo fatto mettere gli aspiratori, ma abbiamo fatto mettere le cabine dove praticamente... Prima abbiamo fatto mettere le pause, nel senso che abbiamo fatto in modo che tu non puoi lavorare a certe condizioni per 7 ore e mezza, perché ora facevamo i turni di 7 ore e mezza, ma abbiamo stabilito, ho fatto mettere le pause, in modo che nelle pause uno si poteva un attimo uscire dal reparto, ritemprare, ma d'inverno faceva freddo e non potevi passare da 1000 gradi alla temperatura esterna, e abbiamo fatto mettere delle cabine di climatizzazione. Cabine di climatizzazione dove durante la pausa gli operai entravano dentro, c'era l'aria non condizionata ma l'aria pulita, cioè non era il condizionatore, ma insomma era un ambiente pulito dove tu facevi la tua pausa, entravi dentro lì e venivi staccato per un certo periodo dall'ambiente di lavoro nocivo. Questa roba qua, voglio dire, è una cosa importante, e qui i lavoratori hanno imparato una cosa. In modo particolare i lavoratori dei reparti nocivi hanno imparato a non delegare, hanno imparato a non de-
delegare semplicemente al consiglio di fabbrica, perché hanno imparato che quando avevano i problemi, se si muovevano loro, perché erano loro che respiravano quelle condizioni di lavoro lì, erano loro che vivevano quella condizione, per cui non si facevano infinocchiare dal delegato che stava tutto il giorno nel consiglio di fabbrica, nella sede del consiglio di fabbrica, seduto, e che veniva lì solo quando c'era il conflitto col padrone e ti diceva adesso faremo fare gli investimenti, intanto lavorate. Hanno imparato, voglio dire, il protagonismo operaio è servito anche a portare a casa una serie di risultati. L'altra questione che noi abbiamo capito con la non delega è il fatto che, una cosa che l'abbiamo imparata, che l'aumento degli infortuni è legato, e anche gli infortuni sono legati alle condizioni di lavoro, al mancato di rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro, e queste robe qua naturalmente, capito, non è che può che dire di aumento della paga di posto ti risolvono il problema, voglio dire, o ti garantiscono che non ti succederà l'infortunio. Per cui queste robe qua hanno anche aumentato una coscienza. E non è un caso che gli SMAL, nel 1974 e 75, si sono sviluppati in tutte le fabbriche italiane. Come diceva prima Fulvio, voglio ricordare che se allora c'erano le gruppe aziendali, ce l'aveva la Pirelli, ce l'aveva la Breda, ce l'avevano tutte le grandi fabbriche, c'erano cosa è successo? Che nel 1978, grazie alle lotte operaie, si fece la riforma sanitaria, e la riforma sanitaria, che era la sanità garantita a tutti, naturalmente fece venir meno il fatto delle mutue aziendali, non so come dire, perché c'era la sanità per tutti, cosa che oggi si stanno togliendo, perché come si diceva stiamo ritornando indietro, il che vuol dire che le fabbriche grandi che hanno rapporti di forza possono ottenerla, quegli altri no, ma lo stesso è sulle pensioni integrative, ti tolgono le pensioni quelle statali e ti obbligano a fare la pensione integrativa, insomma, per cui queste erano le condizioni. Quindi l'aumento dei ritmi di lavoro, l'aumento delle condizioni, il peggioramento delle condizioni di vita era una delle cause degli infortuni, e lo è tuttora, perché lavorando senza sicurezza lavori anche, voglio dire, col fatto sotto il ricatto, perché ormai è così, o lavori così o lì c'è la porta, per cui ti costringono anche a lavorare, e poi non essendoci un sindacato che ti difende, perché oggi la situazione è anche questa, non essendoci un partito che ti difende, perché oggi c'è anche questo, che oggi tutti sono organizzati, hanno partiti che difendono i vari, c'è chi difende gli artigiani, chi difende la piccola industria, chi difende la media, chi difende i grandi capitali, chi difende gli operai, non c'è cazzo di nessuno, per cui questa è la realtà. Per cui ecco che, e qui arriviamo al problema che noi in questa lotta qua poi siamo entrati anche, perché il sindacato, voglio ricordare che nel 1977, forse voi vi ricordate che Lama, Ciano Lama, segretario della CGIL, cominciò a dire che è un diritto dei padroni di poter licenziare, 1970, la famosa svolta dell'EO, che diceva che è diritto di un padrone licenziare gli operai di suo. E naturalmente questo cambiò anche la condizione in fabbrica, perché con il salario da variabile indipendente diventata variabile dipendente, per cui capito, no? Voleva dire che a un certo punto il padrone ha il potere, il diritto di fare quello che vuole in fabbrica, lo aveva anche prima, solo che qui addirittura viene sancito ufficialmente nei contratti, insomma, questa roba qua. Questo naturalmente portò anche a un peggioramento delle condizioni, un andare indietro rispetto alle conquiste anche dal punto di vista non solo salariale, normativo, ma addirittura un tornare indietro anche dal punto di vista della salute in fabbrica, perché questo era un ricatto bello e buono. E qui naturalmente siamo arrivati al punto che anche le varie commissioni che dicevamo prima, le commissioni sulla salute in fabbrica, sì, praticamente si sciolsero, divennero degli organi solo che in realtà non avevano potere. E voglio dire che in quegli anni noi le battaglie che abbiamo fatto in fabbrica le abbiamo portate anche fuori, perché nel 1900, rispetto all'amianto in modo particolare, noi voglio ricordare che nel 1983 la Comunità Europea fece una direttiva che chiedeva a tutti gli Stati membri di mettere fuori legge l'amianto, perché ormai era accertato che l'amianto è cancerogeno
e quindi diceva a tutti gli stati membri mettete fuori legge l'amianto, 1983. Ebbene, lo Stato italiano, quando dico lo Stato, tutti i governi che si sono succeduti nel frattempo, ha fatto una legge, la legge è stata fatta 9 anni dopo, nel 1992, il che vuol dire che per 9 anni tutti i governi che si sono succeduti insieme alla Confindustria sono stati responsabili del massacro di decine di migliaia di lavoratori rispetto all'amianto, perché lo sapevano da prima, ma già nell'83 la legge è stata fatta nel 92 e la legge non l'ha regalata a nessuno. Nel 92 la legge è stata fatta perché gli operai delle fabbriche, compresi quelli della Breda, ma in modo particolare quelli di Casale Monferrato, quelli di Taranto e tanti altri di varie fabbriche d'Italia, sono stati per 2 giorni e 2 notti sotto il Parlamento finché non è stata approvata questa legge. Per cui non è che è un regalo che ti hanno fatto i padroni o che hanno fatto chissà chi. Tutto quello che gli operai hanno ottenuto hanno dovuto sudarlo, conquistarlo, perché nessuno ti ha mai regalato niente. E quindi qui arriviamo ad un altro punto, vado adesso alla conclusione. Come si dice in Italia, fatta la legge, fatto l'inganno. Ecco, 1992 lo Stato italiano riconosce che chi è stato esposto all'amianto ha un'aspettativa di vita minore di circa 10 anni rispetto al resto della popolazione. Quindi la legge è fatta con questo scopo. Mettiamo al bando l'amianto perché chi lavora con l'amianto crepa prima. Questo è il concetto. E quindi allora nella legge c'erano alcuni presupposti, quindi era una specie di risarcimento che davano a chi era stato esposto all'amianto, che dicevano puoi andare in pensione, se hai fatto almeno 10 anni esposto all'amianto, puoi andare in pensione un po' prima, capito? Perché tanto crepi un po' prima, perché chi è stato esposto all'amianto, ma in generale a tutti i cancerogeni, noi ci portiamo dentro una bomba orologeria che non sappiamo quando esploderà, e questa è la realtà. Poi per fortuna il corpo umano è una macchina perfetta, se uno ne ha respirato poco magari di sostanze cancerogene riesce anche a espellerle, ma se uno ne ha respirato per tutta la vita lavorativa, voglio dire, è qualcosa che prima o dopo ti scoppia e te la porti dentro. Per cui voglio dire, e qui abbiamo scoperto una cosa, è stata fatta la legge, mandava in pensione un po' prima, permetteva a chi aveva lavorato almeno 10 anni, e anche qui l'ingiustizia, la legge è entrata in vigore nel 92, gente nell'aprile del 92, gente che ha lavorato 35 anni, 40 in fabbrica, sono andati in pensione a gennaio, non avevano diritto a nessun risarcimento o beneficio, come li chiamano. Chi era andato? Se io e lui abbiamo fatto 40 anni, io vado a gennaio, io ho 40 anni lì, non ho diritto a niente. Lui va in pensione a aprile, siccome la legge nel frattempo è entrata in vigore, lui ha diritto di vedere tutti questi anni maggiorati dell'1,5%, insomma, avere un risarcimento. E se uno invece ha lavorato 9 anni, 11 mesi e 29 giorni, non ha diritto. Ma se è cancerogeno, lo riconosci, il termine di 10 anni vuol dire, anche perché non esiste soglia sulle sostanze cancerogene. Noi ci siamo sempre battuti per il rischio zero, perché o tu lo elimini, ecco perché la nocività non si paga, la nocività si elimina e non si paga, perché bisogna eliminare le sostanze cancerogene, non esiste soglia di tolleranza alle sostanze cancerogene. Questa è sempre stata una battaglia che abbiamo fatto, che oggi noi come comitato, insieme a tutte le associazioni, portiamo avanti. E qui è venuto fuori, c'era il problema della sorveglianza sanitaria nella legge, e noi abbiamo dovuto aspettare 10 anni per averla, andando addirittura a occupare l'assessorato regionale della regione Lombardia, perché c'era la legge ma non ci concedevano la sorveglianza sanitaria gratuita, se qualcuno la faceva doveva farla a pagamento, quando la legge dice che siamo riusciti poi a fare in modo di ottenerla anche per le nostre mogli e le nostre compagne, tuttora noi la facciamo gratuita questa cosa. Però abbiamo visto una cosa, siamo entrati in conflitto anche con l'INAIL, e questa è una delle battaglie che noi come associazione stiamo facendo, perché l'INAIL è un'assicurazione pubblica che si comporta peggio di un'assicurazione privata. L'INAIL sta facendo questo, e secondo noi l'INAIL ha un conflitto di interesse, perché è l'ente che deve accertare la malattia professionale ed è l'ente che deve risarcirlo.